Una volta è caduto l'elicottero con il regista, il pilota ovviamente, per fortuna in acqua si erano appena alzati e nessuno si è fatto niente, tant'è che il regista Terence Young, uscendo alla James Bond, ha detto: peccato, mi si sono bagnate le mie From sigarette. Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world. Quando ha capito che si aprivano spiragli nel campo della celluloide? È stato un caso assolutamente. Ho cominciato facendo delle piccole cose in un film di Marc Allegret all'epoca, che serviva solamente per vedere come mi potevo trovare davanti a una macchina da presa, non avendolo mai fatto e non avendo mai studiato recitazione. E questi due piccoli tentativi in un film in costume che si chiamava La figlia del Cid in Spagna e quest'altro mi hanno consentito di appropriarmi un po' di quello che erano le tecniche cinematografiche. E poi è stato un caso perché Terence Young, il regista, famoso regista di una serie dei film di 007, vide semplicemente una mia foto, mi volle conoscere, mi invitò a Londra per fare un provino perché stavano cercando per il secondo film di James Bond la protagonista e scelse me molto così in maniera molto molto semplice. From Russia with love. Il suo incontro con Sean Connery e si dice che lui apprezzasse moltissimo la sua bellezza. Guardi, all'epoca Sean era felicemente sposato con Diane Silento, che è una bravissima attrice di teatro inglese, e aveva avuto da 2 anni un bambino, quindi era molto, diciamo, coinvolto dalla sua vita familiare. Io all'epoca avevo 20 anni, avevo il mio boyfriend, e quindi non eravamo interessati in quel senso uno all'altro, però è un uomo molto simpatico, molto compagnone. From Russia. Abbiamo fatto tante volte una ripresa, quella del treno, dove mi avvelena il cattivo, no? E c'è una scena in cui io sto per svenire durante il percorso nel treno e l'abbiamo fatta tante volte perché lui aveva deciso che mi doveva fare il solletico, quindi invece io di essere disperata e semisvenuta per essere stata avvelenata dal cattivissimo, ero lì che ridevo come una matta, quindi. E niente, simpatico, una persona molto, molto piacevole, molto bella. Abbiamo girato in Turchia a Istanbul, abbiamo girato in Scozia e non abbiamo girato a Venezia perché quella scena finale è stata fatta in studio e quindi in Turchia era abbastanza complicato perché non erano abituati all'epoca ad avere intorno, diciamo, troupe cinematografiche. In Scozia no, è stato abbastanza semplice. Quando abbiamo girato questo secondo era ancora abbastanza credibile, nel senso c'era qualche scena un po' così, però insomma era una storia che poteva avere un senso. Poi i film sono diventati talmente, diciamo, tecnicamente esasperati con degli effetti speciali molto particolari, quindi insomma la storia di questo personaggio, diciamo, è sempre la stessa, la spia che vince tutto, il bello, il buono, donne, cose, eccetera. Però poi dopo si è perso in questo, gli altri film dopo si sono un po' persi in queste cose così fantasmagoriche. Invece ancora Dalla Russa con amore mi sembra uno dei film che ormai naturalmente è datato, però insomma abbastanza credibile, ecco. Allora, qui vediamo Daniela Bianchi, Ian Fleming, Moni Penny, la segretaria di James Bond, Lotte Lenia, che era un'attrice che faceva il capo della Spectre, Sean Connery.